trovati a Festival del Futuro. Oggi abbiamo l'onore di avere con noi Roberto Battiston, che è professore di fisica sperimentale all'Università di Trento, già presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana. Oggi con lui parliamo di Space Economy e di New Space Economy. Quindi, professore, la prima cosa che le chiedo è di spiegarci un po' quanto vale questo comparto a livello globale e quali sono le sue ricadute pratiche, perché diciamo che lo spazio sembra lontano, ma poi in realtà insomma, è molto più vicino di ciò che ci immaginiamo. Lo spazio è già con noi, perché noi abbiamo per esempio le parabole sui nostri terrazzi e vediamo la televisione tramite i satelliti geostazionari. Molto spesso quando usiamo il nostro telefono cellulare per navigare nel traffico usiamo le costellazioni GPS o Galileo, quindi lo spazio è già con noi in buona misura, ma quello che sta accadendo in questi ultimi 10 anni è una aumentata dinamica dell'aspetto economico, perché stanno cadendo i prezzi dei satelliti, delle applicazioni, delle trasmissioni, diciamo, delle telecomunicazioni verso lo spazio e dallo spazio. Insomma, si sta incominciando a fornire una quantità di dati molto più grande che nel passato, e le applicazioni di questi dati, che sono unici perché venendo dallo spazio sono un punto di vista privilegiato, si stanno inserendo in modo molto sofisticato all'interno degli altri dati che raccogliamo da Terra, creando valore aggiuntivo e producendo una quantità molto importante di altre applicazioni. Dall'agricoltura di precisione al monitoraggio delle catastrofi, al tracciamento di automobili, navi, persone, diciamo c'è di tutto, e in questo senso ci aspettiamo una crescita importante di questo volume economico, stimato oggi sui 300-400 miliardi di dollari o di euro all'anno, ma che pensiamo sia nel prossimo decennio in forte crescita. Ecco, e l'Italia che ruolo sta giocando in questa competizione globale così forte? L'Italia nel settore spaziale ha una tradizione che parte dai primissimi anni della corsa allo spazio. Ricordiamoci che l'Italia è stata il terzo paese, dopo Unione Sovietica e Stati Uniti, a mettere in orbita in modo autonomo dei piccoli razzi con i propri satelliti, con la grande avventura del generale Broglio, e dalla base di Malindi in Kenya, in cui l'Italia aveva e da tuttora una base che allora era di lancio e ora di telecomunicazione. Quindi la nostra tradizione spaziale viene da lontano. Abbiamo una filiera completa che parte dall'università e arriva fino alle industrie di media, piccola, media e grande dimensioni. Siamo stati tra i fondatori dell'ESA e siamo un attore importante a livello della Commissione europea. Insomma, l'Italia è nel settore spaziale presente. Naturalmente in questo settore così in movimento dinamico non ci si può fermare, e il nostro sforzo di mantenerci ai primi posti a livello europeo e mondiale deve essere mantenuto, ma su questo settore i governi, indipendentemente da quali essi siano stati, hanno continuato a investire con buona continuità, e quindi le possibilità, diciamo, ci sono. Anche per le piccole e medie imprese, da questo punto di vista? Assolutamente, lo spazio oggi in particolare sta subendo una rivoluzione che è simile a quella delle dot-com degli anni 2000. La new economy, che è partita negli anni 2000, ha visto una molteplicità di piccolissime imprese che sono cresciute rapidamente, basandosi proprio sulla facilità e sui bassi costi nella trasmissione dei dati, in questo caso dati terrestri. Ecco, anche in questo settore si sta passando dalle grandi imprese che costruiscono grandi satelliti molto costosi, molto complessi, sistemi di lancio particolarmente sofisticati, spesso indirizzati prevalentemente verso l'utente pubblico, a una moltiplicazione di utenti privati, e con i piccoli satelliti si sono abbattuti sostanzialmente i costi dei lanci, e col fatto di avere oggi addirittura dei lanciatori recuperabili ci si è avvicinati a quello che è il trasporto commerciale aereo, in cui gli aerei una volta usati non vengono buttati via ma vengono recuperati. Ecco, i razzi fino a qualche anno fa venivano buttati ogni volta che venivano utilizzati. Stiamo entrando, grazie all'attività di SpaceX, ma su cui adesso si stanno inserendo anche molti altri attori, a una modalità veramente diversa di utilizzare lo spazio anche dal punto di vista dei lanciatori.
Ecco, appunto, proprio da questo punto di vista, no? Sicuramente uno dei grandi trend è, ecco, questo accesso dei privati, parliamo di SpaceX, di Elon Musk, ad esempio, no? Al mondo dello spazio. Lei ha paragonato tra l'altro Elon Musk a Henry Ford, questa cosa è molto interessante, le chiedo un po' di spiegarmela meglio e appunto poi le chiedo anche un suo giudizio, no? Che cosa significa, diciamo, che cosa comporta per l'intero settore, per il mondo della ricerca e dell'innovazione, l'apertura di, appunto, diciamo, dei privati alla corsa allo spazio. L'accostamento di Elon Musk e Henry Ford si può fare facilmente quando uno visita la grande fabbrica e il centro di ricerca di Elon Musk vicino all'aeroporto di Los Angeles. E è una sorta di grande cubo, un parallelepipedo molto, molto grande, in cui entrano i pezzi di ferro da una parte ed escono i missili dall'altra, nel senso che è stato ottimizzato non tanto come catena di montaggio come i tempi di Ford, in cui lo sforzo era stato di ridurre ogni singolo passaggio dell'attività di montaggio a un processo così semplice da poterlo rendere, diciamo, in modo automatico affidato a un grande numero di operai. Nel caso di Musk c'è un'altra forma di ottimizzazione, molto più sofisticata, in cui il singolo tecnico è un ingegnere, un tecnologo di alta gamma, ma che comunque lavora all'interno di un unico volume industriale in cui si fa tutto, dal software all'hardware, dai test, diciamo, alla preparazione per i lanci. In questo senso ha cambiato molto la situazione, perché specialmente nel settore delle ditte che forniscono grandi sistemi di lancio al cliente pubblico, quindi al taxpayer, perché alla fine sono soldi legati al finanziamento pubblico, le ditte sono inevitabilmente distribuite sul territorio con criteri di carattere politico, non si può concentrare in un singolo posto tutta l'attività, mentre essendo lui un privato può fare quello che vuole e ha ottimizzato di gran lunga i costi facendo in questo modo. La presenza di privati nello spazio, Musk in particolare, è un grandissimo stimolo per il settore, perché puntano a degli obiettivi molto diversi e ambiziosi, talvolta con dei metodi di sviluppo e di studio e di ricerca totalmente diversi. Voi vedete che Musk non esita a sacrificare dei lanciatori per fare dei test e delle prove che non sarebbero fatti in quel modo nel contesto di una ricerca con fondi pubblici, molto più attenta a garantire che l'esito delle ricerche sia, diciamo, progressivamente migliorativo senza prendere troppi rischi di fallimento, mentre lui ha sempre giocato, come tutti quanti gli imprenditori, diciamo, privati particolarmente ambiziosi, sul filo del rasoio, e gli è andata spesso bene, qualche volta male, ma comunque nel contesto americano questo approccio è tipicamente premiato. Lui ha rivoluzionato l'industria dello spazio in America, nel mondo, quindi anche con dei riflessi in Europa, con questo modo completamente da cowboy, ma di grandissima competenza, sono bravissimi gli ingegneri di Elon Musk, ma molto, diciamo, indipendente da ogni laccio o vincolo di carattere politico o ambientale, e per raggiungere obiettivi estremamente ambiziosi, ed è ancora per la strada, ne ha molti altri da raggiungere. Vuole andare su Marte e mettersi una colonia, non è propriamente un gioco da ragazzi. Ecco, professore, a proposito di obiettivi, se dovessimo guardare i prossimi 10-15 anni, quali sono secondo lei le conquiste che probabilmente riusciremo a fare o quali sono invece in altro modo le prossime sfide? Ma se guardiamo ai prossimi anni, abbiamo sicuramente una dimensione circumterrestre in cui la fornitura di servizi rispetto a quelli già oggi esistenti aumenterà in modo vertiginoso. Questo avvento, per esempio, delle megacostellazioni, di cui di nuovo Musk è un riferimento, permetteranno di avere accesso a internet nei posti più remoti, a costi contenuti, addirittura in alcuni contesti essendo sfidanti, competitive con la fornitura del dato via cavo o via fibra, e quindi questa possibilità di avere il dato ovunque noi siamo, e quindi anche telefonare oppure utilizzare internet, cambierà molte cose. Noi sappiamo che quando usciamo dai centri urbani, diciamo, ben coperti, il telefono smette quasi sempre di dare il suo servizio. E figuriamoci se andiamo in mezzo al mare o se andiamo in cima alle montagne. Ecco, questo sarà un primo cambiamento sostanziale. La Terra diventerà ancora più piccola, più interconnessa,
e la velocità di passare i dati aumenterà in modo esponenziale. Ma verranno anche molti altri tipi di servizi, per esempio poter osservare la Terra come facciamo da qualche anno, ogni giorno, in ogni angolo, una volta al giorno, sta cambiando tantissime cose. Per esempio, ho citato prima l'agricoltura di precisione, i contadini oggi sanno stimare quanto è fertile il proprio campo nelle varie zone dove è secco, dove ha bisogno di acqua, di fertilizzanti, dove si può seminare per il costo di pochi euro, quindi un'ottimizzazione che anche se fosse di qualche percento sposta cifre enormi, perché moltiplicata sull'intero volume dell'agricoltura, che è l'attività principale che esiste al mondo, sono subito dei valori economici importantissimi. Poi c'è tutta la dimensione del futuro dello spazio, invece non di tipo commerciale, andare sulla Luna, andare su Marte, andare più lontano con robot più sofisticati, un domani chi lo sa, perfino con l'uomo. E questa è una grande sfida che accompagna lo spazio, una sfida più scientifico-tecnologica, è il fascino dell'astronauta, è il fascino dell'esplorazione. L'uomo è sempre stato, per fortuna, una specie che ama esplorare, che ama curiosare, che ama spingersi nei posti più complicati e difficili, ma poi trovando e tornando indietro con delle scoperte importanti. Non scopriremo più l'America, ma chi lo sa, potremo scoprire dove c'è altra vita nell'universo, e questo probabilmente è altrettanto importante. Bene, estremamente affascinante, molto concreto tutto quello che ci ha raccontato, la ringrazio molto e allora arrivederci insomma alle prossime sfide. Grazie, grazie a voi per questo bel lavoro.